Siamo in collegamento telefonico con il dottor Angelo Testa, presidente dell'OSTAMI, il sindacato autonomo dei medici, sindacato nazionale. Dottor Testa, buongiorno, ciao. Intanto, la situazione nel nostro canavese per come la vivete voi, medici di medicina generale? Ma la situazione è estremamente precaria. Questa notte poi fortunatamente il governo, anche se in modo ancora un po' pasticciato, ha esteso la zona rossa a tutta Italia. Noi da più di 10 giorni stiamo chiedendo ai pazienti di non uscire, di non frequentare luoghi affollati, di venire in studio solo per necessità inderogabili, di usare le metodi telematici per ricevere le ricette, e devo dire che non c'è stata a volte una grande risposta, perché la gente ha sottovalutato, anche aiutata dai messaggi che arrivavano soprattutto dalle televisioni, ma no, colpisce solo i vecchi e così via. E quindi la situazione è stata un pochettino così. Adesso sembra negli ultimi 3-4 giorni abbiano capito un po' di più, speriamo, perché l'unico modo per bloccare il contagio e rallentare i contatti tra le persone. Ecco, sappiamo in Canavese di qualche caso di coronavirus ad Aglie, piuttosto che a Ozegna, piuttosto che a Montalenga. Hai altre informazioni a riguardo? No, sono solo i primi, ci sono delle persone che stanno aspettando il risultato del tampone, ma ci dobbiamo aspettare un aumento sicuramente di positività e di malattia. Non si fermerà certo qua, quindi. È stata enfatizzata molto questa voce che in qualche modo mette in competizione un po' i pazienti in caso di necessità, gli anziani che vengono in qualche modo superati da pazienti più giovani. Vogliamo dire che questa cosa è brutta da dire, ma succede normalmente in tante altre patologie, al di là delle malattie infettive. Allora, posto che in Italia, essendoci un sistema sanitario che copre tutti e ovviamente tutti sono curati nello stesso modo, è ovvio che in un momento di crisi, di guerra, ma come può essere adesso che è come una guerra, nel momento in cui le risorse tecnologiche diminuiscono, si deve prediligere per forza, ma è una cosa che viene fatta in medicina da sempre. Questo non vuol dire niente, non vuol dire il vecchio confronto al giovane, vuol dire se, anche il giovane confronto un altro più giovane, vuol dire uno più sano confronto uno più malato. I medici queste cose purtroppo le sanno, forse l'errore è stato da parte della società di anestesisti di lasciare in chiaro un documento che i medici conoscono benissimo e fa parte della bibliografia, soprattutto degli anestesisti. Il problema è che dobbiamo spiegare alla gente che devono stare in casa perché noi non dobbiamo bloccare, perché non lo possiamo fare, il fatto di ammalarsi, di diventare positivi al coronavirus. Noi dobbiamo rallentare quella che è la patologia che viene a instaurarsi. Non abbiamo respiratori per tutti. Se tutti si ammalano nello stesso mese, ci sarà una frequenza maggiore di persone che avranno bisogno del respiratore e il respiratore non ci sarà. Se noi spalmiamo la malattia su 2 o 3 mesi, le complicanze si saranno spalmate anche loro e ci sarà posto per tutti. Questa è una cosa che la gente deve capire. Purtroppo è difficile da far capire, ma è così. Al di là della tua attività di medico di medicina generale, tu sei presidente dello SNAMI, quante volte in queste settimane siete stati contattati, vi siete confrontati col Ministero della Salute? Pochissimo, il Ministero della Salute non ci ha chiamato, ha fatto tutto un po' così per i fatti suoi, con i suoi tecnici, noi siamo stati lasciati fuori da tutte le decisioni e purtroppo siamo stati lasciati soli, io ho anche attaccato, ma questo non è il momento ovviamente di queste cose, questi calcoli e questi, i conti li faremo dopo, ovviamente noi siamo stati lasciati senza mascherine, senza protezione, quelli di noi che sono riusciti le hanno acquistate, ma poche. E quindi noi siamo la prima linea che affronta il paziente che arriva e ci troviamo ad affrontarlo senza mascherine adeguate, senza protezioni adeguate. Ora è un momento in cui dobbiamo essere tutti uniti, ma faremo i conti. I conti verranno fatti con la politica e con chi ci ha lasciato in questo modo. Dottor Testa, ti ringrazio, ci sentiamo nei prossimi giorni perché questa emergenza durerà ancora, speriamo Sempre a poco, disposizione, ma sperando di essere sano e poter continuare a risponderti. buon lavoro, grazie. Un abbraccio Mario, ciao.